spostarmi più in qua, cercare di tenere una forma decente che va bene. Poi diciamo di farlo. Un caloroso benvenuto a tutti dalla Pallavano Carpi e dai suoi padri commerciali. Prima partita dei play-out Serie A Gold tra Carpi e Rubiera. Per il Rubiera, numero 1, Rivi. Numero 2, Bartoli. Numero 3, Delci. Numero 4, Bortolotti. Numero 5, Pagano. Numero 6, Benedetto. Numero 8, Nagardia Hausseini. Numero 13, Canina. Numero 13, Bartoli. Numero 17, Ina. Numero 19, Giovanardi. Numero 29, Strada. Numero 30, Bonassi. Numero 31, Bolivac. Numero 40, Oleari. Numero 91, Boni. Agli ordini di mister Galluccio. Per i Carpi, numero 2, Bozzani. Numero 4, Meini. Numero 5, Sergio Pieris. Numero 6, Serafini. Numero 7, Soria. Numero 8, Rocelli. Numero 9, Caramulea. Numero 11, Coppola. Numero 12, Andrei. Numero 18, 40. Numero 19, Canoglio. Numero 30, Giordino. Numero 94, Ceccarini. Numero 10, Casa. Numero 29, il capitano, Marco Beltrami. Agli ordini di mister Serafini. Dirigeranno l'incontro i signori Passeri e Rinaldi, con il supporto del commissario e il signor Fabiano. Buona partita a tutti! No, il... Buonasera a tutti! La canzone non era quella giusta. No, è vero? Buonasera a tutti, benvenuti amici di Eleven Sports a questa prima gara dei play-out tra Carpi e Rubiera, partita dove che partiamo fortissimo con questi play-out, con il derby dell'Emilia, due squadre che sono salite a braccetto dalla 2 alla 1 anche l'anno scorso, prima giornata dei play-out, quindi pare che piaccia ai ragazzi trovarsi in questa calda giornata di Carpi. Da segnalare che rispetto all'anno scorso però erano con le gare invertite. Prima è stata a casa della Rubiera e il ritorno e la bella a casa del Carpi. Adesso vediamo intanto che il Rubiera sembra che si stia schierando in attacco per i primi palloni. Rubiera in... con la classica casacca rossa. No. Rubiera con la classica casacca rossa. Tre posti su per l'area Placida. No. Cos'è? No, tre posti su per l'area Placida. Allora, Adibali, l'ha già detto. Ok, allora il l'area la messa. Abbiamo il Rubiera in casacca rossa che attacca il primo pallone. Il Carpi in classica casacca nera che difende con il classico starting seven, ormai consolidato da mister Serafini. Il lato Rubiera segnaliamo l'assenza di Pereira, infortunato, e anche di Santilli. Attendiamo il check con il fischio d'inizio da parte del direttore di gara.
i due, vediamo che i due commissari, i due direttori si fanno un cenno e direi che ci siamo, direi che si può iniziare la gara, può iniziare la gara con questo Rubiera che ha in mano il primo pallone, che si presenta con Bonio Leari in mezzo strada, terzino destro Navid, lo chiamo così perché son proprio capace di pronunciare il cognome, Benci all'ala e Bartoli a pivot. Vediamo intanto Strada, prova l'uno contro uno su Beltrami che si infila Strada alle spalle del centro avanti e trova una caverna, quindi il Rubiera avanti subito. Tanto vediamo, primo pallone Ceccarini, prova ma solo laterale per lui. C'era tanto spazio, forse anche Coppola poteva entrare, ma ha scaricato. Ceccarini si fa trovare impreparato. Rubiera sul capovolgimento, ancora Strada che salta Coppola che viene anche sanzionato verbalmente. Tanto spazio alle spalle di Coppola, tanto spazio. I campi con questa anomala 5-1, deve fare molta attenzione. 5-1 che vede la luce la prima volta in questa stagione. Nel mentre vediamo con Nico Casa, terzino, Coppola in cabina di regia e Megiri a destra. Incrocia senza palla, Beltrami spacca a sinistra, palla uno contro uno, Megiri. Ma non va, non salta l'uomo, non va via a Strada. Autore finora di una performance strabiliante, va Coppola sull'uno contro uno, ma viene fermato dentro l'area, quindi 7 metri per la compagine in casacca nera. Vediamo chi va sui 7 metri, sembra Ceccarini, tanto cambio. Rivi Matteo va a difendere la porta del Rubiera. Vediamo Ceccarini, si attende il fischio, tira e gol. Ceccarini sblocca la gara per i Carpi. Due minuti più un Rubiera che senza fretta va in attacco. Leari, Strada, vediamo se punterà ancora l'uno contro uno con Coppola o meno. Germania, giro palla, Oleari, fa il doppio pivot, tira Rubiera per allargare l'uno contro uno, Strada uno contro uno con Beltrami, giro di braccio, ma chi c'è lì? C'è Alfred Selmi, il Carpi si distende, seconda fase, Coppola fermato lateralmente. Il Carpi non batte in modo preciso, quindi l'arbitro fa ripetere, il Rubiera riesce a fare il cambio e a posizionare i suoi difensori. Tanto vediamo che il direttore di gara richiama Cavilla perché ha tenuto la maglia di Nico Casa. Vediamo Beltrami, si prepara ad uscire, molto esterno. Germania, giro palla, Meiri, Nico Casa, palese uno contro uno, si prende il tiro e spiazza Vojvac e porta la palla sul 2-2, il risultato. Il Rubiera prova a spingere, uno contro uno, salta dietro al centro avanti, Coppola va per recuperare il pallone, ma non arriva, quindi c'è il buco dietro, Beltrami fa buona guardia su Cavina che si era posizionato a pivot. Cavina, ricordiamo, specialista difensivo. Germania anche per il Rubiera, senza fretta, allarga, guardate come salta la difesa del Carpi, salta veramente tanto. Fortuna per il Carpi che ai frei sta mettendo delle pezze, facendo buona guardia. Guardate, ancora con una finta è andato via, è stato un buon tiro, veramente un buon tiro Leari. Un po' di fortuna per il Carpi che deve registrarsi, ma dall'altra parte Nico Casa con un doppio appoggio che dimostra di saper tirare il doppio appoggio sia basso che alto. Nel mentre sanzionato Casa, probabilmente perché ha tagliato dentro al cerchio impedendo al Rubiera di battere in velocità.
Arbitro forse anche di manica larga, perché potrebbe essere sanzionato con 2 minuti questo comportamento. Sempre strada, cabina di regia, il pivot torna fuori, sempre Bartoli, giro palla, finora molto fruttifero questa azione, c'è superiorità, va su Meiri, che buona guardia che ha fatto. Meiri era sotto blocco a sinistra, alla sua sinistra, però l'attaccante è andato via alla destra del difensore, quindi non ha sfruttato il blocco. E vede, si guarda il sotto passivo, ma sfortuna per il Rubiera che trova solamente una traversa. E ora si può distendere in velocità. Coppola, ma guardate Cavina, che bella difesa che ha fatto. I Cavi prova a battere in velocità, ma non ci sta questo attacco. Quindi Nico Casa chiama il gioco e i suoi ragazzi per rallentare, perché è importante in questa giornata ragionare tanto, anche perché questa è la prima gara di 2 o 3 gare, qualora non bastassero 2 gare. Vediamo intanto, Meiri si mette dentro, si butta dentro tra 1 e 2. Ci sono spazi al lato tra l'1 e 2 delle due difese e gli attaccanti dei Carpi spingono. Guardate ancora cosa ha fatto, come ha saltato l'uomo Naved, ma con troppo lezioso e viene parato. Invece Ceccarilli dall'altra parte, se guardate il movimento, ha fatto la finta per andare sul secondo palo, che dove si aspettava il tiro Voljuvac, e poi l'ha chiusa velocemente sul primo, facendosi perdonare l'errore al tiro iniziale. E ora il Carpi prova a mettere il primo solco, andando sul 5-2 dopo 6 minuti e mezzo. Oleari fa sempre Germania, Bartoli gira, no, va dentro Navid, guardate come è entrato, si è fatto tagliare dietro al centro avanti. Ed se in questa difesa l'attaccante riesce ad andare dietro al centro avanti, la difesa è morta. Ci vengono degli spazi veramente grandi. Beltrami ha provato a metterci la pezza, ma con un fallo ravvisato dagli arbitri e punito con 2 minuti. Quindi ora il Carpi sarà in 2 minuti in meno, per sì, fino alle 8 minuti e 47. Vediamo se riuscirà a giocare con massima attenzione. Intanto vediamo che empty goal per il Carpi, porta vuota, entra Soria. Entra Soria, vediamo il Carpi in parità numerica, porta sguarnita. Vediamo Coppola. Giro palla Germania, profonda la difesa del Rubiera. Nico Casa, 1 contro 1, ma che guardia che fa il solito Cavina. Sempre molto molto attento Nico Casa. Il pallone, vediamo che non palleggia, sotto passivo il Carpi. Palla per Soria che non la prende, porta sguarnita, prova il cost to cost che non trova lo specchio della porta Voljuvac. Il pubblico in delirio, il pubblico carpigiano esulta su questo errore del portierone del Rubiera, che ricordiamo che in tutto il campionato ha avuto un'efficacia del 32%, veramente una buona media parata per lui. E lì invece guardate il solito Cavina, tutto quello che passa in zona è roba sua, lui lo porta a casa e se lo mette in tasca. Nico Casa dice ci provo anch'io, ma chi c'era sempre? C'era sempre lui, sempre lì lui, Cavina, quasi monotono. Intanto il Carpi fa passare preziosi secondi, 20 al termine del 2 minuti.
Coppola prova l'uno contro uno sotto passi e trova un tiro che sbuca in mezzo al muro, ma fa buona guardia a Voljovac. Quindi il Carpi va in difesa, pochi secondi al rientro, vediamo se Bertrami rubera questo pallone. Ma direi di no. No, non è riuscita l'intento di Bertrami. Doppio cambio per il Rubiera, parte offensiva tra attacco e difesa. Il Rubiera con un doppio cambio, il Carpi con un doppio cambio effettuato da Rubiera, probabilmente dovrebbe spingere per costringere il Rubiera a non effettuare il cambio. Vediamo Benci, tanta roba Benci, sempre. Io avessi una squadra, io Benci lo vorrei. Fossi un allenatore, io veramente Benci lo vorrei in campo con me. Oleari, cabina di regia. Uno contro uno su Coppola, che grazie all'aiuto di Soria riesce a tenerlo. Intanto vediamo. Sotto passivo con la fa, che sotto mano, ma che parata di Selmi. Ancora il Rubiera attacca veramente forte e Soria costretto a difendere in ritardo con un'ingenuità, perché era passato difeso solamente di braccia, non era davanti all'uomo, quindi ha spinto lateralmente e il direttore di gara ha sanzionato con 2 minuti. Altra inferiorità numerica per il Carpi. Vediamo come organizzerà questo attacco il Rubiera. Chiama l'appoggio Pagano per il pivot. Giro palo, c'è un buon blocco. Guardate quanto spazio. Scarica per Jack Bonny che la mette dentro. Ha saltato veramente, veramente tanto. Col braccio è riuscito ad andare oltre all'estremo difensore carpigiano e a depositarla elegantemente in porta. Bravo Jack. Ora il Carpi senza fretta, perché non ha nessun motivo per spingere, deve far passare il tempo, ma facendo attenzione a non farsi fischiare il passivo. Intanto gioco, giro Germania, giro palla, Nico Casa, uno contro uno. Meiri fa salire Ceccarini, c'è lo spazio per lui, non tira, ma la scarica Coppola a Nico Casa. Ha fatto veramente un gesto atletico notevole Ceccarini, si è portato via mezza difesa. Ma guardate Bertrami che si fa perdonare su questo uno contro uno di strada, fa perdonare l'errore precedente con tanta grinta. Ora vediamo il Carpi, occhi della tigre, difesa, più due. Pagano prova uno contro uno e tocca il pallone sotto passivo per il Rubiera. Va a strada, l'uno contro uno, forse a rischio di sfondo, ma no, va. E viene toccato Bartoli al tiro. E quindi 7 metri per il Rubiera. Navid va sui 7 metri. In queste partite, anche se siamo all'inizio, ogni pallone è veramente fondamentale. Ma cosa ha fatto? Petrolio! Pozzo petrolifero per lui! Ha fatto veramente un pessimo schiaccione. Probabilmente il pallone gli è rimasto attaccato a causa della tanta pece che è messa sul pallone, perché al Vallauri c'è temperatura veramente estiva. Veramente estiva temperatura al Vallauri. Vediamo Nico Casa, giro palla, uno contro uno, lancio californiano, probabilmente sanzionato anche per 2 minuti, sì, 2 minuti, fischiato ai danni. Bellissimo uno contro uno di Nico Casa, che ha saltato l'uomo a piedi pari, veramente un bel uno contro uno, un bel passo d'uscita.
attendiamo perché manca un gol sul tabellone. Gli arbitri direi che stanno andando a verificare dove è andato questo gol, chi se l'è messo in tasca, non si sa. Niente. E 7-4! Il pubblico rumoreggia perché manca un gol e il commissario Fabian dice: ehi ragazzi del tavolo, segnate questo gol perché Nico Casa ha fatto lo show. Vediamo Pagano uno contro uno con Meiri, palla sporcata, Fortunello, Magrita, la fortuna aiuta sempre gli audaci e la grinta. Vediamo intanto che Strada non trova la porta e quindi palla a lato di Aifrey Selmi. Ora il Carpi va con il suo consueto doppio pivot ad attaccare superiorità numerica. Vediamo, guardate Beltrami che va per fare il blocco su Pagano e Nico Casa dice: stavolta faccio la sorpresa, non la passo a nessuno e tiro. Oh, aggettivamente una soluzione anche questo. Schema 1 dicono dal pubblico. Palla Nico che tira. Vediamo intanto Pagano, porta sguarnita per il Carpi, per il Rubiera, chiedo scusa, giro palla veloce, ora è Rubiera che deve far passare il tempo, ma vediamo intanto, rigore per fallo, ai danni per in faccia, difesa in faccia da parte di Beltrami, ai danni del giocatore rubierese, e quindi 7 metri, vanificata la parata di Aifrey Selmi. Secondo 2 minuti ai danni di Beltrami, e giallo anche alla panchina perché Serafini chiedeva spiegazioni per questo 2 minuti. Gli arbitri severissimi, fiscalissimi, chiedono il silenzio. Vediamo intanto Pagano contro Aifrey Selmi, finta e lascia la mano lì Selmi, cosa ha fatto? Selmi ha lasciato la mano, ha mosso quell'altra. Aifrey Selmi, soprannominato dai suoi tifosi lo scorpione. Di rigore, regalatelo! E guardate, dato palla per Ceccarini da casa per un cost to cost. C'è tanto spazio, va a Coppola! Fa 9 metri per Coppola, sempre porta sguarnita per il Carpi. Ora il Carpi veramente senza fretta perché deve attendere il rientro, ma attenzione, sotto passivo, Nico Casa ne va a prendere tante, va dove ce ne sono 2. Come fa ad essere già passivo? Intanto il Carpi fa il cambio col portiere, Nico Casa si prende un tiro che viene murato, sotto passivo per il Carpi. Vediamo un po', palla Nico Casa, uno contro uno, ne ha 3 addosso, palla Meiri che da lontanissimo riesce quasi a sbeffeggiare Voljuvac perché il tiro è stato deviato dal muro, però nulla di fatto da parte del Carpi. Dopo 15 minuti Carpi più 4, ma un uomo in meno, e con il suo capitano Marco Beltrami con 2 volte 2 minuti. Tanto guardate quanto spazio c'ha il pivot, avrebbe veramente tanto spazio, eccolo lì, servito e gol. Bartoli stava facendo veramente dei blocchi molto molto importanti e Meiri non riusciva ad andare dall'altra parte a passarlo, e alla terza volta è stato visto anche dai suoi compagni. Intanto trascorsi 2 minuti, Germania, Nico Casa va l'uno contro uno, probabilmente tiro, doppio appoggio, ma la palla va su Ceccarini che molla la pescia, la prende, rischio di sfondo su Boni e ha fatto una pescia dai 6 metri. Non ho capito come l'abbia fatto quel tiro lì.
avessi fatto io quando giocavo, il portiere la prendeva sicura a due mani. Sicuro. E lanciava anche il contropiede e prendeva anche gol. Veramente complimenti a Ceccarini. Pagano, uno contro uno su Coppola, salta l'uomo, vai raddoppio Meiri. 9 metri. 9 metri per il Rubiera. Incrocio senza palla, Oleari arriva sui 9 metri, ma Coppola fa buona guardia. Grande Coppola. Fa buona guardia. Time, no. Viene chiamato anche Tiziano per asciugare il parquet. Che celermente va ad asciugare il parquet. E nel mentre però vediamo anche time out chiamato dal coach Galluccio. E ora andiamo in time out anche noi. Rieccoci in diretta a valle di questo time out. Vediamo i consigli che avrà dato mister Galluccio ai suoi uomini per attaccare. Nel mentre vediamo che è stato buttato nella mischia anche Serafini al posto di Beltrami, che ha due volte due minuti. Giro palla. Davide lascia sul posto subito Serafini per fargli capire a Serafini che aria tira. Che se non mette lo sguardo della tigre diventa complicato. Fortuna per i Carpi che c'era Coppola a metterci una pezza. Nel mentre guardate che bel gol a parte Rubiera che ai freseli può solo toccare ma non impedire. Quindi Rubiera corsa le distanze sotto di 3 a poco oltre la metà della prima frazione di gioco. Intanto abbiamo Coppola cabina di regia. Nico Casa ha la palla per Soria che prova a girarsi. No way, gli dice Cavina. Sono sempre qua. Vai Dani! Nico Casa fa la finta, fa saltare l'uomo. Ci prova a prendere il tiro ma viene toccato. Quindi 9 metri per il Carpi. Batte Soria Meiri, difesa un po' profonda del Rubiera, già sotto passivo, attenzione sotto passivo il Carpi, Coppola si prende un tiro ma viene spinto in volo da parte di Pagano, il giocatore in volo non si può toccare, quindi il direttore di gara espelle per 2 minuti, quindi annullato il passivo per il Carpi. Giro dentro di Tiziano per asciugare il parquet, per deteggere un po' di sudore, far passare qualche attimo, far respirare un po' i ragazzi. Perché c'è veramente tanto, tanto caldo. Si ricomincia, tanto Beltrami che va a doppio pivot, allarga Sortino il gioco, va in blocco Soria. Scarica la palla per Sortino, primo tiro e viene toccato. E vediamo se c'è 2 minuti o solo 9 metri.
Direi solo rigore. Pubblico rumoreggia. Si era preso veramente un angolo piccolissimo di tiro. Ceccarini va sui 7 metri. Il tempo! L'ho capito io che dovete fermarlo! L'arbitro va a fermare il tempo perché col doppio fischio il tempo va fermato. Adesso vediamo quanto tempo farà recuperare il direttore di gara. Porca puttana. Rieccoci con Ceccarini che va sui 7 metri contro Voljuvac. Ancora attimi di confronto tra il direttore e il commissario. Ceccarini si allontana ancora dai 7 metri. Tanta tensione. Finta di Ceccarini, il silenzio. E non va. Parata di Voljuvac, che ha letto molto bene ha letto, perché è andato sicuro a due mani sul tiro di Ceccarini, quindi ha studiato. -9-6-10 al termine della prima frazione di gioco. Rubiera in empty goal, porta sguarnita per loro. Palla Jack Boni, fa passare il tempo. Intanto guardate, uno contro uno, prova ad attaccare Rubiera, ma niente, non ci sono spazi. Compatta la difesa dei Carpi. Dai. La difesa dei Carpi scorre bene sui 6 metri. Su, attenzione, sotto passivo il Rubiera. Primo passaggio fatto. Giovanardi, troppi passi. Quindi il secondo passaggio è andato. Navid si alza. Muro nero per lui. Il Sortino prova a recuperare. Direi ultimo passaggio per il Rubiera. Pal si allargherà sicuro, si prende e tira, la mette dentro. Tutti sapevano che doveva tirare, lui ha tirato, bravissimo. E guardate, intanto Sortino si butta dentro, ma che lettura del Rubiera, che prende lo sfondo. Elio Strada, e nel mentre guardiamo due minuti da committati ai danni di Coppola per difesa. Il pubblico rumoreggia perché non gradisce assolutamente questa fischiata. Non si vuole questo. Ora i Carpi in inferiorità numerica nella fase difensiva, chiedo scusa. Giro palla, Giovanardi, cabina di regia. Allarga il gioco, Giovanardi fa il blocco, il pivot, fa finta, rischio di due minuti di soria per il blocco da dietro, però era saltata ancora la difesa dei Carpi. Attenzione ai passi, perché aveva solo fatto la finta del palleggio. Giovanardi va ancora, il rischio due minuti di soria, sì, due minuti, perché ha preso il braccio da di fianco. Doppia inferiorità numerica per i Carpi. Ora momento veramente buio per i Carpi. Difesa, tanto spazio in difesa ora per i Carpi. Ora occorrerà veramente che Aifrey faccia una magia per tenere a galla i suoi compagni di squadra. Giovanardi finta e la fa, è riuscito a prenderla.
e nella ribattuta però che gli rimane in mano la difesa del Carpi, fa il fallo e rimane, quindi 9 metri per il Carpi. Fortunato anche il Rubiere in questo frangente a prendere la ribattuta che gli è arrivata diretta in mano. Ora il Rubiera, tantissimo spazio, intanto vediamo che si sta scaldando Nocelli. Gioca largo Giovanardi, prova, c'è tanto, va per vie centrali. Va per vie centrali a corsa, 9-8. Viene buttato nella mischia anche Nocelli, che torna dopo un lungo infortunio. Ora serve la sua esperienza per fare gioco ragionato. Fare un gioco ragionato, far passare il tempo nel mentre. Meiri tira, secondo anello per lui. Tiro pessimo. Però vediamo che Mister Serafini aveva intanto già fatto time out, ma il commissario non se n'era accorto, il tavolo stava guardando ancora la partita. Sono cose che non dovrebbero succedere, da ambo le parti. Comunque, gli arbitri danno comunque il time out per i Carpi, ma andiamo in time out anche noi. Rieccoci in diretta con a valle del time out. Vediamo se Mister Serafini avrà chiamato l'ordine ai suoi. Vediamo Nocelli intanto in cabina di regia. Porta sguarnita per i Carpi. Sortino va uno contro uno e incrocio dei pali che Jack Boni tocca e regala il pallone ai Carpi. Generoso. Intanto vediamo Nico Casa. Se trascina tre addosso. Si prende questo 9 metri che fa oro per i Carpi perché passa il tempo. Nel mentre uno contro uno arriva sui 6 metri e la mette dentro. Nico Casa si sta caricando sulle sue grandi larghe spalle l'attacco del Carpi. Sempre uomini meno per i Carpi in difesa ancora per qualche attimo. Intanto Giovanardi va a prova uno contro uno, rientra Soria, parità numerica, allarga il gioco e Rubiera fa la finta, Giovanardi l'uno contro uno e la infila alla destra di Aifrey. Intanto vediamo, il Carpi spinge, Nico Casa, ma chi c'è lì? Sempre lui! Cavilla che si va a mettere una pezza, tende a essere ovunque. Tanto Tiziano va per asciugare il parquet per evitare che sia scivoloso e che qualche ragazzo si possa far male. Intanto ricordiamo che le altre match di giornata sono Sassari-Bressanone e Fasano-Merano, però per un altro gioco, loro giocano per i playoff.
l'altra partita dei play-out è Romagna-Fondi, iniziata da qualche minuto. Intanto guardate Jack Bonny che si fa perdonare per la palla persa in precedenza e recupera questo pallone capendo il gioco. Ora il Rubiera ha la possibilità di andare in parità, Elio Strada si prende un tiro e si fa perdonare lo schiaccione iniziale e la infila schiacciata nell'angolo alto alla destra di Aifrey. Dopo 25 minuti, nulla di fatto, 10 pari, punteggio abbastanza basso. Questa è la partita, come le altre derby, molto molto sentita da parte di tutti i ragazzi che si conoscono, praticamente tutti, che hanno giocato veramente tanto tanto tempo insieme tutti. Quindi è una partita di nervi, attenzione Cavina, rischio 2 minuti, sì, va diretto. Quando l'arbitro ha fischiato Cavina è andato direttamente ad accomodarsi in panchina, perché si era reso conto del fallo fatto ai danni di Nico Casa. Il Carpi va con un gol di vantaggio, 4 al termine della prima frazione di gioco. Si attende il fischio da parte del direttore di gara. Ora vediamo, empty goal per il Rubiera, porta sguarnita. Vediamo come attaccherà. Intanto vediamo che gira la palla senza assolutamente fretta. Germania, giro palla, cambio di posto senza assoluta fretta. Intanto Strada, guardate, si prende il tiro che viene però sporcato dalla difesa del Carpi e quindi corner. Sale vediamo, molto, il gioco è molto aperto a destra, c'è spazio tra 2 e 3 e si butta dentro il Rubiera, però fa buona difesa il Carpi. Il Rubiera sta spostando molto molto bene la difesa e trova anche dei bei buchi, però questa volta il buco è stato trovato però perché è stato viziato da un passo passivo, sempre porta sguarnita, rischio passivo per il Rubiera. Ed ecco che arriva, passi questo, no, invece sul quarto passo, un po' come nel basket, ha tirato sul quarto passo. Ma intanto guardate che gol in elevazione, inaspettato. Intanto Jack Bonny, e guardate, forse rischio sfondo, ma c'è tanto spazio per Bonny che la mette dentro. Jack Bonny, ex compagno di squadra di Aifrey Selmi, che si conoscono. 12 pari, vediamo, intanto va in penetrazione Nocelli, 13-12, 2 e mezzo al termine della prima frazione di gioco. Nocelli guarda il pubblico lo guarda, si amano, c'è amore, guardate, sentite come risponde il pubblico, come risponde i Carpi, guardate, difesa profonda, ma come si chiude? Ora il Carpi deve riuscire a non farsi girare gli uomini dietro. Palla persa, provato un passaggio, non so se all'ana, al pivot o nell'angolo, non lo so chi ha provato, ma pallone perso in modo un po' ingenuo, probabilmente frutto del cambio difensivo. Ora abbiamo un pallone per il Carpi fondamentale e Rubiera deve fare una difesa monster per recuperare questo pallone. 1 e mezzo al termine. Nocelli, cabina di regia che esige il gioco, fa salire Ceccarini, giro per Coppola, attenzione, rischio passi, ma no, Nico Casa si prende un tiro, ma che prende solo il palo, che palo che ha preso, a Voljubac piazzato.
ora uno al termine con il Rubiera più uno, ma guardate, fallo di Nocelli, 50 al termine, 9 metri. Ora Rubiera sta cercando di far passare il tempo per avere l'ultimo tiro e non concedere il tiro al Carpi o un possibile contropiede. Di Benedetto intanto in cabina di regia. 10 il pivot, Germania prova ad attaccare dietro al pivot, dietro al centroavanti, chiedo scusa, ma giusto per prendere 9 metri. Doppio pivot, 20 secondi al termine. Vediamo, attenzione, il pallone passato dietro al centro avanti, infatti è riuscito a tirare. Prolicis però ai freni, mette una pezza. 10 secondi al termine, ancora Nocelli la mette dentro, gol. 4 al termine, Di Benedetto va in contropiede, Rubiera, ed è gol. Gol sulla sirena. Quindi se non sbaglio si va al riposo sul 15-13. Il... No, 14-13 penso. 14-13 dovrebbe andare al riposo. Gli arbitri vanno a verificare, a capire cosa è successo. Vediamo se verrà convalidato questo gol o meno. Aspettiamo andare un attimo sì, 14-13 segnato questo gol, quindi finito primo tempo con il Carpi più uno. Ci vediamo tra poco.
Rieccoci in diretta con il Carpi che è andato al riposo sul più uno. Vediamo Beltrami, Germania. Serafini scarica per Nico Casa e la vecchia la scarica a sua volta in porta. Vediamo intanto Davide che spinge. Vanno uno contro uno. Come si dimenano i ragazzi. Come spingono. Nel mentre abbiamo il Sassari che sta perdendo di 2 col Bressanone. Il Merano che sta vincendo di 5 in quel di Fasano a inizio secondo tempo. E Romagna a metà del primo tempo. Più 2 sul fondo. Torniamo a noi. Uno non può distrarsi un secondo che vede dei missili e dei razzi sparati in aria. Fagianata. Intanto Tiziano sempre presente. Monumento per lui. Oleari, cabina di regia, il Carpi sempre con il suo 5-1. Davide scarica il passaggio dietro che va a Meiri però lo tocca da dietro e quindi rigore 2 minuti. Ma che senso ha una cosa del rigore 2 minuti dato severissimo. Ma basta. Il tocco, gli arbitri, i tocchi durante il tiro li guardano veramente tanto. Guardano, sono finora da ambo le parti, poi siano più tolleranti sui passi. Il quarto passo sembra concesso, mentre invece la spinta o la difesa più attiva, diciamo, viene regolarmente sanzionata. Queste sono le cose che le squadre bisogna che imparino a leggere gli arbitri, a capire cosa possono fare e cosa non possono fare. Nel mentre Nico Casa dice: io non lo so, io so fare questo e lo faccio. Prende e scarica la palla. Le regole sono scritte. Alle spalle di Poliubac. E il Carpi va a più due però con un uomo in meno in difesa e infatti vediamo che ha messo, che non ha fatto il key, deve fare il cambio e ha messo uno Beltrami che ha già 2 volte 2 minuti. Vediamo se va a toccare Boni. Beltrami sta fermo e non Boni, chiedo scusa, no sì Boni è andato a toccare. Boni è andato a metterla dentro. Boni all'ala c'ha un 3 su 3 finora. Se avete visto come si è chinato Beltrami per evitare di toccare, disturbarlo in qualunque modo per evitare di prendere 2 minuti. Nel mentre vediamo invece che sapiente Pagano è andato a prendere uno sfondo su Coppola. Quindi pallone pesantissimo per il Rubiera che può impattare la partita, andare in pareggio. Vediamo intanto. Bartoli va per break pivot, ma pallone regalato. Bella sta palla, bella. Secondo errore gratuito da parte del Rubiera. Fa pure il fenomeno. Giro palla, vediamo Germania per il Carpi. Guardate come fa impressione il Carpi, il Rubiera su Casa. Come si butta dentro Carabulea! Però 9 metri, solo 9 metri per lui. Vai Seba! Nico Casa allontana il pivot in comprensione con Serafini. Pallone perso, prova a rubare palla, Carabulea non riesce. Ora il Carpi deve spingere per tornare in difesa. Vediamo Pagano, si prende un tiro, ma no, 9 metri. Raga, è sempre per terra, basta!
ancora asciugare il terreno di gioco, il parquet del Vallauri. Partita stupenda, veramente giocata punto a punto, partita di nervi, partita dove è importante riuscire ad essere tranquilli e forse godersi la partita, giocare per divertirsi senza avere un eccessivo nervosismo. Nel medio, guardate, pallone perso da parte Rubiera per una buona difesa da parte del Carpi, che ha difeso una buona copertura sul pivot, che ha costretto all'errore. Guardate che palla che ha mollato lì per Beltrami, che però solo prendere con girato alle spalle e scaravoltare verso la porta, ma non trova sulla sua traiettoria, trova il vice capitano Rivi. Momento questo fondamentale, perché entrambe le squadre stanno sbagliando veramente tanto. Dai rega adesso. Ora è importante essere cinici, riuscire a essere concreti. E cercare di fare un break per portarselo fino in fondo alla partita. Vediamo chi delle due squadre sarà più cinica e concreta. Nel mentre il direttore di gara chiede ai ragazzi di Rubiera di riattendere il fischio prima di andare oltre la metà campo. Sempre 5-1. Vediamo Bartoli che esce. Giro palla, Pagano scarica, si prende il tiro. Oleari che la scaraventa alle spalle di Aifrey. Sempre punto a punto. Vediamo ora, attenzione, Serafini, cabina di regia, che chiama il gioco, incrocio senza palla, il Rubiera va in pressione su Nico Casa, che però se ne blocca un paio addosso, va a cercare di prendersi lo sfondo Navid, che però prendere sfondo quando stai abbracciando l'attaccante è sempre abbastanza complicato. Nocelli, che è reduce da un infortunio prolungato, direi, che l'ha accompagnato praticamente per tutta la stagione. Finora è stato centellinato da mister Serafini. Vediamo se in corso d'opera verrà richiamato in causa. Nel mentre Carabulea fa un cost to cost, pallone che va sul fondo e consente a Rubiera di andare in attacco. Tanto spazio, ci mette una pezza Serafini, però il Rubiera sta attaccando benissimo dietro le spalle del centro avanti e c'è sempre tanto spazio. Nel mentre vediamo se cosa succede. Sembra un time out segnato per il Rubiera. Non ho ben capito se pensavano che ci fosse l'elastico, l'appoggio o non l'appoggio, ma il commissario ha visto l'appoggio e segna il time out. Andiamo in pausa anche noi, che ne abbiamo bisogno.
sbagliato. Stavo parlando della birra. Rieccoci! Con il Rubiera in attacco, il solito Bartoli che va in Germania, non vede, Pagano manda via, manda a stendere mezza difesa dei Carpi, quanto è forte Pagano, ma cosa sta facendo Senni, che però sulla ribattuta la palla arriva nelle mani di Bolli, che sembra abbia una calamita oggi. Veramente sembrava pilotato quel pallone nel Medre dopo 8 minuti della seconda frazione di gioco. Il Rubiera agguanta il pareggio. Serafini, incrocio senza palla, si alza, scelta opinabile, tiro dai 12 metri che trova solamente una spalliera. Navid, uno contro uno, ora il Rubiera ha la chance per andare più uno. Il Carpi prova a ereggere un muro a fianco, vicino al suo portierone. Ha giocato 40 minuti in attacco, sti qua! Oleari, Oleari, cabina di regia. Esce Bortolotti. Guardate, guardate Di Benedetto. Che bel gol, che bel gol che ha fatto Leari. E ora il Rubiera mette la testa avanti. È ora di chiamare il time. E adesso il momento. Vediamo. Ora il Carpi, vediamo se riuscirà a tornare a impattare la gara. Serafini, Serafini, guardate cosa ha fatto, Sortino, che pallone che è andato a recuperare, che fame, che voglia, veramente bravo, ha bruciato sul tempo Benci. Ora Nico Casa sta provando azioni molto molto personali partendo da fermo, ed è molto rischioso perché partendo da fermo tutta la difesa e anche il portiere è schierato. Ora il Rubiera ha la possibilità di andare al più due e va con Benci. Il Rubiera mette la freccia, mette la freccia il Rubiera e va a più due. Vediamo il tempo che si alza, c'è Carini. Il Carpi ha notoriamente sempre 9 minuti di puro blackout, dove succede veramente di tutto. Nico Casa prova a farsi farsi perdonare l'ingenuità precedente. Dopo 10 minuti, prima frazione, Rubiera più uno. Vediamo se riuscirà a continuare a costruire in un vantaggio. Con Di Benedetto, Di Benedetto in cabina di regia, Bortolotti. Navid, giro, doppio pivot, doppia buona difesa. Il tandem Coppola-Meiri. Navid prova l'uno contro uno, c'è spazio per il pivot, ma è rigore per difesa in area di Ceccarini. Il Carpi ha smesso un po' di costruire in fase offensiva e con la stanchezza il Rubiera sta trovando dei varchi difensivi, perché non è... Cioè, tutte le azioni che sta facendo anche Rubiera comunque partono dall'individualità, da un gioco del centrale, non c'è un gioco costruito o qualcosa, gli schemi sembrano siano abbastanza saltati, questo però da ambo le parti, quindi ora serve lucidità. Incrocio senza palla del Carpi, Nico Casa, palla per Carabulea,
che si prende il tiro sui 9 metri, che non è uscito nessun difensore, quindi lui a scara avventato in porta. Partita da punto a punto. Ora abbiamo Navid al centro, di Benedetto a destra, però col gioco, eccolo, di Benedetto già al centro, guardate, guardate, attenzione, chiama il gioco, riesce comunque a muovere da solo mezza difesa del Carpi. E si prende anche il tiro la responsabilità. Fa, è un ragazzo che fa sicuramente la differenza. Nico Casa, uomo addosso, Carabulea in penetrazione e solo esterno della rete. Il Rubiera ha l'occasione della vita per fare il break, per andare sul più 3. Rischio di passi di Benedetto, rischio di passi, attenzione, 7 loro di passi. Vediamo il Carpi come affronterà questa difesa fondamentale. Guardate, Strada, sono passivo per il Rubiera, si prende il tiro, ma da solo si è aperta la difesa, il 3 non ha seguito e non c'era nessuno davanti a Selmi. E Mise Delafini chiama il time out, perché il Carpi è veramente in balia delle onde. Andiamo in time out anche noi. Dai rega, dai Nico! Forza Carpi! Hai visto il messaggio della chiara? Vale Nico! Rieccoci in diretta! Dai Lorenzo, dai vediamo, Lorenzo. Vediamo Mister Serafini, cambia, butta Nocelli nella mischia. Buono caratteriale. Ora serve lucidità e ordine in fase offensiva. E grinta in fase difensiva per il Carpi per poter riagguantare, per poter ricucire questo break. Vediamo se invece di contro il Rubiera sarà in grado di rimanere saldo e compatto e di difendere la porta. G incrocio senza palla per Coppola e solo palo esterno per il Carpi. La palla cade in mano a Sortino, che però trova nella ribattuta Rivi che sta facendo veramente la differenza. Ora vediamo tiro, Pagano torna al centro, fa lo schema, Bortolotti giro, uno contro uno, Pagano vai, guarda come sposta tutta la difesa, tanta pazienza per il Rubiera, che nel mentre Mizzarfini ha mandato Monzani come centro dietro. Rischio di passivo da parte del Rubiera. Un paio di passaggi. Dai difendere! Aveva fischiato l'arbitro. Benci non si è accorto del fischio. Passano i 3 secondi. Dai, e palla, cambio palla. Grandissima ingenuità. Ora vediamo
Coppola si prende un tiro forzato che però non entra. Sempre Rivi sulla sua strada. Mister Serafini ributta anche. Ributta anche Ceccarini nella mischia. Probabilmente la scelta di mettere Monzani pivot è dettata dalla grande esperienza, dal gran feeling che c'è con Nico Casa, perché hanno fatto tutte le giovanili insieme. Nel mentre vediamo sanzionato 2 minuti, direi Cavina, se non ho visto male. No, direi che ho visto male. Quindi vediamo che Tiziano rientra a asciugare il parquet. Ora il Carpi sotto di tre, ma con la palla in mano, 14 al termine, quindi comunque tantissimo tempo. E per due minuti superiorità numerica a valle dei 2 minuti inflitti a strada per il fallo su Nico Casa. Doppio pivot per i Carpi. Nico Casa parte, allarga la forbice. Palla per Soria, che trova ancora Rivi. Soria lì ha veramente spadellato il pallone a mezza altezza, senza guardare, senza aspettare il movimento del portiere. Dai rega! Pallone pesantissimo ora per il Carpi, che ora che deve fare una difesa d'oro. Vai Monzo! Vediamo se il Rubiera riuscirà a prendere questo grande vantaggio. Va Monzani, il raddoppio che chiude su Pagano. Vai ancora Monzo! Vai Monzo! Monzani, primo anno a Carpi, venuto per dare una mano in Serie B, ma che si sta ritagliando veramente tanto spazio anche con la prima squadra, con un ruolo veramente importante. Ma guardate, nel mese tira sopra la testa di Aifrey. Ed ora il Rubiera fa il solco, scappa a 4, più 4 per il Rubiera. Momento cruciale per i Carpi, che se vuole rimanere in partita deve fare questo gol, ma invece non riesce perché c'è Rivi che fa la parte del leone. Probabilmente in inferiorità numerica della difesa, il tiro è stato un po' affrettato da parte di Casa. Ora vediamo Rubiera con la possibilità di fare il solco. Ricordiamo a fine statistici che in tutta la stagione il Rubiera non ha ancora vinto una sola volta fuori casa. E con il quinto passaggio il Rubiera va a fare il gol. Sotto passivo, e ora il Rubiera va a più 5. Il Rubiera è ufficialmente scappato via. Ora servirà una prestazione monster da parte del Carpi per ricucire questo strappo. Bellissimo 1-2 tra Monzani e Carabulea, che portano i Carpi a 20. Ora il Rubiera, vediamo, tantissima calma, senza nessuna fretta. Germania per il Rubiera. Pallone contro uno, rischio ancora di passi. E comunque era un cazzo di passi, porca troia. Era il quarto passo. Però come detto all'inizio, è fondamentale che entrambe le squadre
capiscano quello che possono fare, quello che non si può fare con i direttori di gara. È così. E ora il Rubiera la sta interpretando in questo momento meglio rispetto al Carpi e quindi è giustamente in vantaggio. In questa seconda frazione di gioco il Rubiera sta comunque facendo un gioco un po' più costruito, riesce a creare delle azioni di gioco, delle azioni più pulite, più nitide ed è correttamente avanti. Il Carpi invece si è spento in questa seconda frazione di gioco. Vediamo intanto che viene punito per 2 minuti Meiri per un fallo in netto ritardo. Ora il Rubiera che andrà uomo a uomo su Nico Casa, perché si è preso finora tutte le responsabilità. Mister Serafini chiede a Casa di andare al centro del campo. Vediamo che gioco sarà. Si trasforma in una 5-1. Coppola scarica per Carabulea che la mette ancora dentro. Prova a farsi perdonare l'errore precedente. Un'azione, ma tanto la danno loro. Dai ragazzi! 10 al termine, Rubiera più 4. Pagano in cabina di regia. Mister Galluccio sta centellinando i suoi centrali. Nel mentre intanto sotto fallo di passi fischiato a Rubiera in attacco. Ora il Carpi c'ha un pallone d'oro, un pallone per riportare per andare sul meno 3 e riaprire la partita. Vediamo come la gestirà, la gestisce con Coppola, con un che salta netto Beci e si va a meno 3. Il Rubiera spinge, ma infrazione di, non ho capito se passi o sfondo. Ora il Carpi deve ragionare. Altro pallone d'oro per il Carpi. E c'è, direi, bagnato, quindi ancora Tiziano chiamato in causa. Pallone fondamentale questo per il Carpi, perché ha la possibilità di tornare sul meno 2 e quindi di riaprire completamente la partita. Però se la passi adesso la passi altre 250.000 volte, porca troia! Ma che cani di merda! C'è la bolgia nel meta al Vallauri, sia lato Rubiera che lato Carpi. Lato Carpi è morto. C'è la bolgia, anche se di più oggettivamente da lato Rubiera, perché i tifosi sono veramente galvanizzati da quello che sta mostrando il suo Beniamini. Intanto Coppola va a cercare un fallo che trova, ma un mezzo regalo. Tiziano sceglie di rimanere in zona per asciugare. E si ricomincia, c'è spazio, c'è la scarica. Va in doppio pivot. Guardate come si apre. E ancora niente. O forse sì. Due minuti ai danni di cabina, direi. Perché direi che abbia ostacolato il tiro di Sortino, che intanto è a terra per crampi. Io non lo so, ragazzi, ma secondo 2 minuti per Cavino. Ma è qualcosa inguardabile. Probabile cambio per Sortino a fronte dei cambi. Vediamo se 9 metri o 7 metri. Direi. Ma non lo sa neanche loro, non lo sa. 9 metri. Ma
Intanto vediamo Dall'Olio. Dall'Olio fa il suo ingresso in campo. Soria va col doppio pivot. Sotto di tre i Carpi, vediamo cosa farà per questo superiorità numerica. Nico Casa allarga la forbice, scarica per Coppola in penetrazione che la scara venta dentro, c'era una voragine, buona lettura di Nico Casa. Ora il Carpi sotto di 2 a 8 dal termine. Momento fondamentale per il Carpi, ma anche per il Rubiera, che dovrà interpretare molto bene questo attacco. Bencis, Giovanardi, scarico, giro palla, girano larghi, giro largo Rubiera. Guardate Nico Casa, va su prendere il fallo, nel mentre il Rubiera cerca di far passare tempo, perché ricordiamo che c'è l'esclusione 2 minuti su Cavina. Strada, si prende il tiro, trova solo il muro per lui. I Carpi porta sguarnite del gol. Coppola che tira dei suoi 9 metri, prova Rivi a mettersi il mantello, ma non è Superman e non vola. Veramente millimetrico, un tiro che poteva gelare il Vallauri e invece lo galvanizza. Ora il Vallauri tutto in piedi per i suoi beniamini, nel mentre il Ruviera attacca, giro palla di Benedetto, prova e perde palla, sempre porta sguarnita, ma non riesce il secondo tiro per Coppola. Coppola perde il pallone che poteva regalare il pareggio. Adesso con la testa fino alla fine, adesso. Il Carpi sembra abbia cambiato gli occhi, sembra abbia rimesso gli occhi della tigre. Nel mentre guardate il Rubiera in questo momento non sta attaccando, fa solo girare il pallone e il direttore fa passivo. Dai, guardiamo. Dai, bravo Lugo, dai, difendere. Dai, Harry vieni da te. Si prende il tiro, no. Harry vieni da te. Scaraventa il tiro. Ci vanno in due in tuffo. Nico Casa la prende. E guardate la scia di sudore. Guardate. Alla faccia del problema idrico è tutta lì l'acqua. Quanta acqua che è depositato sul parquet, ma quanta grinta, questa è la voglia che serve per giocare queste partite. Se avete visto, in due si sono scaraventati su quel pallone. Se uno vuole giocare queste partite deve abbandonare qualsiasi concetto di borghesia, deve avere voglia di sporcarsi le mani, di sbucciarsi le ginocchia, di avere voglia di lottare, e Nico Casa sicuramente è uno di questi. Tiro palla del Carpi nel mentre, vediamo, va a tirare però su 2, il Rubiera si imbalza in contropiede di Benedetto. Regalo per il Carpi, vediamo se il Carpi la giocherà. Sì, la gioca in modo intelligente. 25 pari, 4 e mezzo al termine. Che partita! E come scorre però il Rubiera, che riesce con la circolazione dei suoi esterni a trovare dei tiri comunque validi. Partita non adatta ai deboli di cuore. 4 al termine, Rubiera più 1. Nocelli chiama in gioco.
Nico Cal, vediamo se fa salire l'ala, no. No, in comprensione tra Coppola e... ragazzi! E se... vai a tirare, porca. Vediamo! Nel mentre sale, sale anche, sale in cattedra anche dall'olio che è andato a tirare sul muro. Non l'ho visto, onesto, non ho visto come è passato quel pallone. Io l'ho vista fuori. Mamma mia che gol che ha fatto. 3.5 al termine. 3.5 al termine, ora di Benedetto. Non ha da giocare un pallone, ha da giocare una palla da bowling. Pallone pesantissimo. Vediamo come giocherà, come se la giocherà. Intanto Rubiera, giro palla, si prende il tiro, è incomprensione. Incomprensione da parte del Rubiera. Il Carpi ha il pallone in mano per andare sul più uno. 26 pari sempre, 3 al termine. Lo vorresti in time out adesso? Sì, sì, Attilio, avrei bisogno di un time out io, perché ho finito anche la bevanda. Ho finito la bomba. Bravi, giro palla. Dai, vai correre. Vediamo, Coppola prova. E fallaccio, cos'è successo? Cos'è successo? Rimane a terra. Rimane a terra perché sa quello che sarà per succedere quando si alza. Jack Bonny ha deciso di non guardare avanti. Vediamo se si alza. Andiamo, alza la testa. Sa l'ingenuità che ha fatto, l'arbitro lo aspetta e lo punisce. E lo punisce subito. Grandissima ingenuità di Jack Bonny, che potrebbe vanificare una partita monster per 57 minuti. Ora il Carpi ha il pallone in mano, un giocatore in più in attacco, 2.5 al termine. Giro palla, Nico Casa, scarica, ma non va, scorre bene il Rubiera. Nico Casa, scarica, c'è posto per Coppola che si prende un tiraccio, si prende un tiraccio, quindi pallone regalato a Rubiera. 2 al termine, porta vuota per il Rubiera. Il Rubiera fa passare il tempo, 2 al termine. Rischio passivo per il Rubiera. Dai, difendere! Soria va a far fallo. Bravo, bravo Dani! Pallone per Oleari. 30 secondi che sono in attacco Rubiera. 1.5 al termine. Dai. Si prende il tiraccio, che tiraccio che si è preso Pagani. Pagano, un tiro che non è da lui, che regala un pallone d'oro per il Carpi, che è anche in superiorità numerica. Fai girare palla, dai, fai girare. Entrambi gli allenatori hanno ancora un time out in tasca. Nico Casa si alza, si prende il tiro, tiraccio anche per lui, contro tiraccio. Ora entriamo nell'ultimo minuto. Entriamo nell'ultimo minuto. Porta sguarnita da Rubiera e Galluccio va a prendersi il time out. Guardatevi il passivo! Andiamo in time out anche noi.
rieccoci. 26 pari, 42 al termine. Rubiera, un uomo in meno per 20 secondi. Vediamo Pagano che chiama il gioco. Pallone Benci, vediamo Strada in mezzo, salta, si prende il tiro sotto passivo Rubiera, 28 secondi. Sfondo, Coppola si è preso uno sfondo. Ora il Carpi, time out, sì. Ora andiamo in time out anche noi, poi vi spiego cosa succede.